Siano lodati Gesù e Maria. Celebriamo oggi, fratelli e sorelle carissimi, la solennità della Pentecoste. Questa è la Santa Messa della Vigilia. È una festa molto importante che chiude il tempo di Pasqua e ci ricorda, come si proclamerà nella prima lettura della Messa festiva domani, il giorno in cui gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo, guidati dalla Beatissima Vergine Maria che li accompagnò durante la novena, 9 giorni di preghiera e di preparazione, ricevettero l'effusione dello Spirito Santo e uscirono per la prima volta a predicare il Vangelo. È il momento di inizio della missione della Chiesa. La liturgia della parola che abbiamo sentito nella messa prefestiva accentua delle azioni importanti che lo Spirito Santo opera nelle nostre anime e dobbiamo entrarci un po'. La prima lettura che abbiamo ascoltato, la visione del profeta Ezechiele delle ossa inaridite. A un certo punto, su invito del Signore, il profeta invoca lo Spirito Santo e su queste ossa torna la vita. Si stendono i nervi, si stende la pelle, quindi da un mucchio di ossa ridiventano esseri viventi. E poi il Signore dà una spiegazione di questa immagine. Guarda che queste ossa morte sono la casa di Israele. Quindi sapete che attraverso questa visione, una lettura possibile e certamente avallata da tanti maestri di spirito, è quella che è un'immagine di ciò che avverrà con la risurrezione dei morti alla fine della storia. Ma evidentemente c'è anche un altro significato. Voi sapete, facciamo un po' di catechismo, vediamo un po' se qualcuno se lo ricorda. Al catechismo ci insegnano che ci sono 7 sacramenti, giusto? Perché lo Spirito Santo si comunica a noi attraverso i sacramenti. C'è un sacramento che ci comunica lo Spirito Santo rinnovando proprio il giorno della Pentecoste. Spero che tutti quanti sappiate che è il sacramento della Cresima, che ci sigilla proprio, no? Con il crisma dello Spirito Santo. Ma in ogni sacramento c'è una effusione dello Spirito Santo, cioè una comunicazione di quella che la Chiesa chiama la grazia di Dio. Quando noi sentiamo parlare di grazia di Dio, non è altro che la presenza e l'azione dello Spirito Santo in noi, quindi non nella Santissima Trinità, ma come opera nelle nostre anime. E a catechismo ci dovrebbero aver insegnato, io lo insegno ancora ai nostri ragazzi, che esistono 2 sacramenti dei morti e 5 sacramenti dei vivi, lo sapevate? Ma i sacramenti dei morti non sono quelli che si portano a quelli che stanno al cimitero, e quelli non hanno più bisogno dei sacramenti, ma sono i sacramenti, si chiamano dei morti. Che significa? Significa le anime morte, cioè le anime che sono prive della grazia di Dio. Vi ricordate quali sono i sacramenti dei morti? Ci sono 2. Uno è il battesimo. Prima di essere battezzato, come sappiamo, una creatura ferita dal peccato originale, che porta la colpa del peccato originale come propria, non ha la grazia. Col battesimo avviene la rigenerazione, viene tolta la macchia del peccato originale e nella creatura battezzata viene infusa la grazia dello Spirito Santo con le virtù teologali, le virtù cardinali e tutti i doni. Quindi un capolavoro. E qual è l'altro sacramento dei morti? Ne ho parlato prima di leggere il Vangelo, quello che sta amministrando Don Pierpaolo in sagrestia. Il sacramento della penitenza, perché le nostre anime purtroppo possono facilmente, ecco, più facilmente di quanto pensiamo, cadere in un peccato grave, quindi un peccato che si chiama, sapete, mortale. Ecco perché si chiama mortale, perché quel peccato uccide la nostra anima, ci priva della grazia, e per risorgere, per rinascere, dobbiamo celebrare appunto il sacramento della confessione. Ne parlerà nostro Signore nel Vangelo della Messa di domani, è proprio lo stesso che si legge la domenica dell'ottava di Pasqua, dove la prima cosa che Gesù fa agli Apostoli il giorno della risurrezione, conferisce a loro il potere di rimettere i peccati. Allora, prima attenzione, imparare a celebrare bene il sacramento della penitenza, perché oggi il sacramento della penitenza, come tanti sacramenti, è in crisi per alcuni motivi. Primo, perché i fedeli, spero non voi, si confessano molto poco, si fanno la comunione molto spesso, ma si confessano molto poco. Però confessione e comunione sono 2 sacramenti che sono propedeutici l'uno all'altro, capite? Perché la nostra anima sia in grazia dobbiamo confessarci bene. Si confessano molto poco e a volte non sanno confessarsi, perché non sono consapevoli dei peccati
che si possono commettere. Io per questo ho preparato tanti schemi dell'esame di coscienza. Guardate che ci sono alcuni peccati molto frequenti. Io ho un pallino mio, ci ho scritto pure un articolo recentemente. Il turpiloquio, la volgarità. A mio avviso non è un peccato da prendere a cuor leggero. Ecco, è un peccato molto diffuso, ma voi pensate a alcune espressioni proprio brutte, triviali, volgari. A me personalmente fa enorme fastidio sentirle. Tu hai detto una parolaccia volgare e su quella stessa lingua che ha proferito questa cosa poi ci vai a mettere sopra il corpo di Gesù Cristo e pare una cosa fatta bene. Io personalmente, insomma, la mia coscienza mi stride un pochino, no? Oggi purtroppo c'è questo brutto vezzo, poi in Italia insomma è anche diffuso di peggio, insomma, della volgarità che è la bestemmia. Pensiamo a tutte quante le chiacchiere brutte a volte che si fanno, no? Quando si proprio diffama il prossimo, gli si toglie l'onore, gli si toglie la buona fama, si taglia e si cuce. Sono cose non belle, ne parla tante volte anche il Sommo Pontefice, che a questa cosa è particolarmente sensibile, quando parla sempre del cosiddetto chiacchiericcio. Il chiacchiericcio può diventare una ferita abbastanza grande che si fa alle anime, oppure quel modo di fare, quel rivolgersi al prossimo in maniera violenta, tagliente, insultando, capite, offendendo. Sto parlando di queste cose, poi passiamo oltre perché c'è qualche altra cosa ancora da dire, perché sono queste cose molto diffuse. E però dobbiamo prendere coscienza che non sono cose belle, queste sono cose da portare nel sacramento della confessione, quindi da confessare con sincero pentimento, perché lo stile di un figlio di Dio è differente, non è così. Il Vangelo di oggi, Gesù dice: se qualcuno ha sete venga a me e beve chi crede in me, e dice, lo disse riferendosi allo Spirito. Quando è che noi entriamo in contatto diretto con Gesù, che proprio andiamo a stare proprio in contatto e ci nutriamo e beviamo direttamente da Lui? Vi ricordate che per i primi 2 o 3 anni che sono stato qui ho fatto fare la comunione sotto le due specie, d'accordo? Il corpo e il sangue di Cristo, che la Chiesa dice che nel segno ci dà una comunicazione attraverso il segno ancora più forte, certamente da un punto di vista simbolico, a ciò che sull'altare si compie, che è l'immolazione di Gesù sulla croce. È chiaro che il riferimento del Vangelo di oggi è al sacramento dell'Eucaristia, e ciò che ho accennato sulla penitenza vale per l'Eucaristia. Voi sapete, l'avete vissuto in questo periodo, 2 mesi senza Eucaristia, adesso pure con tutte quante le modalità di distribuzione dell'Eucaristia. Io ricevo mail in continuazione perché tanti fedeli hanno difficoltà, e io dico: figlio mio, se c'hai difficoltà di coscienza, regolati, insomma, perché è normale che ci sia, è legittimo che ci sia. Allora, però, fratelli e sorelle carissimi, la comunione non basta farla, è importantissimo fare la comunione, d'accordo? È il sacramento più importante perché stiamo a contatto a cuore con Gesù, ma la comunione bisogna farla bene, perché non è quante comunioni facciamo, ma è come le facciamo. I maestri di spirito, i maestri di spiritualità dicono che basterebbe una comunione fatta bene, perché noi ci pensiamo, e quando riceviamo la comunione riceviamo Gesù Cristo, Dio in persona, dovremmo diventare tutti santi. E com'è che santi non ci diventiamo? Che forse lì non c'è Gesù Cristo, lì c'è Gesù Cristo, non è uno scherzo, non è un simbolo, non è un gioco. Quindi come mai non divento così santo? Perché probabilmente non lo ricevo bene. Per ricevere bene Gesù non basta stare in grazia di Dio, quindi confessarsi spesso, ma bisogna anche prepararsi, arrivare a messa un pochino prima. Ecco, per esempio, chi viene a messa un po' prima, ecco, io così vi annuncio che vorrei continuare con voi a dire il rosario non meditato, anche dopo il fine, prima della messa, perché aiuta anche a me. Dire il rosario prima della messa ci aiuta a entrare meglio nella messa, a prepararci bene, specialmente se dobbiamo farci la comunione, perché ci fa staccare un pochino la spina, no? Perché per ricevere bene la comunione bisogna prepararsi. Ricevuta la comunione bisogna stare un pochino buoni, perché io non posso ricevere la comunione come se fosse una pasticca, capite? Ricevo la comunione e mi metto a pensare per aria. Con Gesù ci devo parlare, mi devo intrattenere. Santa Teresa diceva: il momento più importante della nostra vita è subito dopo che abbiamo ricevuto Gesù Eucaristia. Parlaci con Gesù. Io, secondo quello che dicono i libri liturgici, non me lo sono inventato, dopo la comunione si deve fare una pausa di silenzio prolungata, sta scritto nel messale, non è un'invenzione di Don Leonardo, così come dopo l'omelia si deve fare una pausa di silenzio un po' più breve per digerire quello che abbiamo ascoltato. Quindi dopo la comunione bisogna sostare un po' di tempo
con Gesù, perché se no quella comunione mi scivola addosso, certamente mi fa qualcosa perché è un sacramento, ma mi fa poco, capite? Quindi non è soltanto importante stare vicino ai sacramenti, e già questo oggi è un problema, perché ci si confessa poco, si va a messa poco, ma starci bene, perché se ci stiamo bene veramente quelli producono una grande azione santificante in noi. L'ultimissima cosa, la seconda lettura, San Paolo parla di come lo Spirito ci aiuta dal di dentro a pregare. L'altro modo con cui ci conserviamo in grazia è attraverso la preghiera. Ecco, io colgo l'occasione anche per ringraziare tutti coloro che durante questo tempo, sapete, appena cominciato il lockdown, il Vescovo disse ai parroci, suonate le campane a una certa ora, mandate uno streaming, date fedele la possibilità di pregare un bel rosario insieme. Quindi pregare anche qui regolarmente, molto e bene, è cosa che ci fa stare in grazia, ci fa custodire e accrescere la presenza dello Spirito Santo in noi. Ecco, questo è un pochino il messaggio di questa Santa Messa Prefestiva. Noi chiediamo alla piena di grazia Maria Santissima che ci aiuti. Abbiamo parlato dei sacramenti che si possono ripetere, ecco, quello dei morti che è la confessione, quello dei vivi che è la comunione, e della preghiera, che ci aiuti a vivere bene queste cose, ecco, contenti, felici per queste occasioni di santificazione, perché se le vivremo bene la nostra vita diventerà più bella, perché diventare più santi significa anche campare molto meglio, molto più sereni, molto più felici e in maniera molto più gradevole, sia per noi stessi sia per chi è con noi quotidianamente in contatto. Siano lodati Gesù e Maria. Grazie.